considerazione. In passato tanti fantasiosi economisti hanno sostenuto la tesi che in fondo le raffinerie bisognava farle dall'altra sponda del Mediterraneo, vicino ai pozzi del petrolio. Ora credo che non ci sia nessuna persona di buon senso che possa pensare che questa sia una prospettiva realistica, visto quello che sta capitando. Quindi ci prendono letteralmente in giro. E un'altra considerazione, noi per quanto poco, ma abbiamo petrolio e non vedo per quale ragione lo dobbiamo far raffinare da altre parti. Non stiamo chiedendo assistenza in nessun modo, stiamo chiedendo che sul serio ci si occupi degli interessi di questo paese. Ecco perché questa è una battaglia che segnerà il futuro del nostro paese. Ed è per questa ragione che non abbiamo nessuna intenzione di perdere. Noi non ci rassegniamo ai futuri che ci vengono disegnati fantascientifici. Noi vogliamo che si riapra la raffineria, che continui a lavorare, che si investa secondo gli impegni che sono stati presi.